scarichi che vengono sia dalla zona industriale ma anche da parte della città vanno a finire direttamente a mare senza filtri. Non lo so se è stato oggetto di una interrogazione al Consiglio Comunale, perché la Sidra è partecipata, è un'azienda del Comune. È una domanda, non so se qualcuno ne sa di più, è una voce che gira, però la sento da più persone, da più fonti. Interviamo. Ecco appunto, visto che siamo in tema di informazione, informiamoci. Riccardo, volevi dire qualcosa? Intanto volevo dire a Norma, gli amici di Libera Informazione, di mettere in contatto con i ragazzi di Sarzana. No, con i ragazzi di Sarzana. Questa per me è una vecchia storia, perché di Liguria c'erano diversi contatti in siciliani giovani, c'erano diversi gruppi dell'ALBA, che è quella dei ragazzi di avvenimenti, e perché il concetto di rete nasce già allora, negli anni 80, negli anni 90. Secondo, non è importante, non ci perdete perché. E secondo, volevo dire anche che sono contento che stasera sia potuto parlare sulla base di dati tecnici precisi, professionali, infatti gli organismi. Ecco, e così se per caso dovessero fare report sull'inquinamento a Catania, non c'è bisogno di report, no? D'altra parte però temo che i catanesi abbiano bisogno di report, non li servono i giornalisti locali che hanno per loro sull'incendio. E cos'altro volevo dire? Niente di così. Ci siamo sentiti da noi, che è sempre tra di noi, che è sempre una cosa molto carina, molto simpatica, e siamo circa il 2% della popolazione catanese. Non dimentichiamo mai che le persone civili a Catania prendono circa il 16% dei voti. Di questo 16% dei voti bisogna levare la percentuale dei ladroni, dei parassiti, di quelli che sono pronti a inciuciarci con Lombardo e Cupparo. Quindi siamo pochini veramente, no? E quindi avremmo bisogno di sentirci attraverso strumenti più consistenti, no? E tutta la storia di per arrivare a fare un giornale prima o poi, ecco, cominceremo a vedere che possibilità ci sono quest'estate e a vedere se in autunno è possibile avere un free catanese, perché senza giornale restiamo sempre così a fare i dibattiti tra noi persone civili, che abbiamo bisogno di espanderci, se no Catania finirà di essere decisamente rovinata, definitivamente rovinata, non dai politici di destra e nemmeno dai politici poverini di sinistra, ma proprio dai catanesi. Io ultimamente ho sviluppato una grande simpatia per Berlusconi, per Lombardo, per Cuffaro e per tutti i politici che di solito malediciamo, perché comincio ad avere il sospetto che essi siano molto migliori dei loro elettori. Ai catanesi medi, all'80% dei casperesi, non interessa assolutamente niente degli inceneritori, ma proprio niente, no. Interessa ricevere il telefonino, il pacco di alimentari, queste cose qui, non più per miseria, perché i catanesi non sono più della miseria, no? Ma semplicemente perché questa è l'antica cultura cittadina. Se a Catania ci sono le elezioni, è perché gli anglo-americani hanno invaso Catania e hanno imposto ai catanesi di andare a votare, hanno imposto la democrazia. Ma a Catania, a Palermo, a Messina, no? Le ultime esperienze democratiche volute dal popolo risalgono al VII secolo avanti Cristo, alle città greche in Sicilia. Da allora in poi i siciliani hanno completamente rifiutato ogni forma di democrazia. E alla minoranza civile, no, che è, ripeto, una minoranza, su questo non c'è più da farsi assolutamente delle illusioni, no? Spettano quindi dei compiti molto precisi, che non sono quelli di volersi bene a vicenda, ma sono soprattutto quello di istituire strumenti forti, no, per diffondere non la sinistra o la destra, ma molto banalmente la civiltà occidentale, il non fare la pipì al muro, il dare un'occhiata ogni tanto a quello che fanno i governanti, tutte queste cose di democrazia, è un cammino lungo. Allora noi quest'estate cercheremo di vedere se per caso è possibile passare al secondo gradino, senza illusioni, però comunque provandoci. Grazie. Non ci resta che salutarci, grazie per aver avuto la pazienza di aspettare la fine, molto caldo per tutti. Sicuramente ci sarà l'occasione per riparlare sia di informazione sia di rifiuti con aggiornamenti. Grazie a tutti.